e ho deciso di partecipare perché sono convinto che questa, diciamo, ibridazione tra le varie competenze sia molto importante al giorno d'oggi. Quello che mi ha più colpito è stata la parte laboratoriale, diciamo, che affronteremo in gruppo. Mi aspetto appunto di creare nuove relazioni, di creare network, di poter partecipare ad attività importanti sia per la città che per tutto anche il sud Italia. Per me è un'opportunità molto molto interessante per appunto avere una formazione di qualità in questo settore. Sono architetto, ho deciso, diciamo, di rientrare in patria dopo gli studi all'estero e per ora sto facendo un dottorato di ricerca. Ho trovato molto interessante questa eterogeneità, questa proposta formativa molto appunto ibrida. Io sono uno storico dell'arte e quindi vorrei in qualche modo ampliare le mie conoscenze anche al campo del diritto e dell'economia. Sono napoletana, ho vissuto a Venezia negli ultimi 5 anni e ora sono tornata qui e insomma questa mi sembra una buona occasione per riprendere il contatto con la città di Napoli e una grande istituzione come il Madre. Avere più di 500 domande per una summer school su un tema così innovativo significa che c'è una grande richiesta di formazione di qualità a Napoli e che soprattutto questa formazione è una formazione che deve guardare molto al futuro. Questa è un po' la politica che noi stiamo facendo, guardare ai nuovi lavori, alla contaminazione, alla complessità, a costruire delle professionalità che guardino a quelle che sono le nuove frontiere della conoscenza. E anche il fatto che ci sia stata la richiesta di tanti giovani che vengono da tutte le parti d'Italia ma anche dall'estero testimonia che Napoli può diventare una capitale, è e può ancora più diventare una capitale internazionale della formazione. Prima Summer School delle professioni dell'arte contemporanea che nasce al Madre, la Fondazione Donna Regina della Regione Campania in collaborazione con l'Università Federico II, possiamo dire che è già un successo al suo primo start delle lezioni. Grandissimi nomi da Elisabetta Sgarbi a Michelangelo Pistoletto, a Vezzoli, ai più grandi professionisti in campi diversi e in aree diverse legati alle professioni dell'arte contemporanea hanno scelto di venire qui a Napoli per dare l'abbrivio a quello che noi pensiamo, dati questi numeri, possa in breve diventare un'academy delle professioni dell'arte contemporanea, modello Apple che già la Federico II ha sperimentato. Un'altra cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi è che questa è una summer school che lavora già su un progetto che sarà quello di un festival delle arti contemporanee, dei linguaggi del contemporaneo, che faremo debuttare l'anno prossimo, speriamo a maggio, incrociamo le dita.